Dieci giorni di eventi per riscoprire le molteplici forme in cui si è espresso il genio di Gabriele D'Annunzio a 100 anni dall'impresa di Fiume. Con questa idea nasce la festa della rivoluzione, in programma dal 7 al 15 settembre prossimi a Pescara. Gabriele D'Annunzio è oggetto di approfondimenti per l'esperienza di Fiume e poi per la costituzione del Carnaro da parte di tutto il mondo. Voglio dire, trova la sua esplosione massima, il vittoriale degli italiani dove si susseguiranno iniziative della stessa importanza e anche superiore, ci sono decine di libri usciti per questa ricorrenza, ci sembrava opportuno che anche Pescara, città dove Dennunzio è nato, Ehm, approfittasse dell'anniversario dell'esperienza di fiume, dei 100 anni di fiume, per riscoprire ehm, la parte di D'Annunzio più culturale, artistica, politica, dal fumetto al gusto, eh, dal teatro alle mostre e anche far cadere qualche tabù ideologico, ehm, storicamente ormai acclarato, il fascismo è stata un'esperienza e D'Annunzio ne è venuta prima ed è stata un'esperienza di natura mondiale. A Fiume, nello stesso momento, vi erano Toscanini e Marconi, si rincorrevano Lenin e Mussolini, il futurismo trovava un'ulteriore esplosione di creatività. È un'occasione per Pescara di proiettarsi e per l'Abruzzo su uno scenario nazionale e internazionale grazie alla figura di Gabriele D'Annunzio. Sulle polemiche per le spese, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha aggiunto infine. L'opposizione fa il. Il suo lavoro, in questo caso credo che non lo faccia bene perché stiamo parlando di D'Annunzio, del personaggio più importante che... Pescara mai avuto, le spese sono tutte rendicontate per eventi importanti, il Comune di Pescara spende i suoi soldi per qualche evento ma ha iniziative per circa 250 mila euro di cui buona parte messi dalla Regione, quindi l'investimento per Pescara è in minimo, tant'è che doverosamente ringrazio la Regione, il Presidente del Consiglio regionale, il Governo per questa importante iniziativa che stiamo conducendo insieme e che vede comunque Pescara protagonista.